Stamattina abbiamo messo in piedi una task force per permettere di spendere i fondi europei della banda ultralarga che si stanno per perdere. Noi abbiamo un grande problema, ci sono 205 milioni di euro che le regioni devono rendicontare che ci servono per creare la banda ultralarga per le imprese, per creare l'infrastruttura digitale, l'autostrada digitale per il futuro dell'Italia. E che si rischiano di perdere quei soldi perché abbiamo un grande problema di risorse nelle regioni per rendicontare i fondi europei. Quindi stamattina io ho riunito il comitato della banda ultralarga, che si riunisce qui a Palazzo Chigi con i ministri competenti, e abbiamo stanziato 6 milioni di euro per creare al Ministero dello Sviluppo Economico un comitato di esperti che materialmente dia una mano alle regioni a rendicontare questi soldi. Non li vogliamo perdere, rappresentano una grande occasione di innovazione per l'Italia, perché con quei soldi potremo creare le autostrade digitali del futuro e dare grandi opportunità di investimento sia alle imprese italiane, soprattutto le piccole e medie, e sia le imprese straniere che vorranno venire a investire in Italia. Il piano per la banda ultralarga noi vogliamo portarlo avanti e, come al solito, c'è il rischio che si perdano fondi europei, ma questa volta non si perderanno, perché creeremo un'unità qui a Roma che aiuterà le regioni a rendicontare quei soldi entro il 31 dicembre. Credo che dovremo fare una valutazione legata ad un solo principio: se quella infrastruttura per l'Italia è strategica, allora noi quella infrastruttura la vogliamo considerare tale e la vogliamo prendere anche in esame nel caso di accorpamento e quindi di inserimento, ad esempio, in Open Fiber della rete Telecom. Se invece quella infrastruttura non basta, in quanto non è più strategica, anche questo lo dobbiamo valutare. Non dobbiamo fare un ragionamento di favorire o meno un'azienda o un ragionamento industriale, ma dobbiamo fare un ragionamento di sovranità dello Stato che si vuole appropriare di un'infrastruttura strategica. Ci stiamo lavorando. E c'è bisogno dei russi per fare 8 account e 1000 tweet. A me la vera fake news sembra, per me la vera fake news è quella che parla delle fake news. Grazie.